Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo appuntamento formativo promosso dalla Fondazione Algarve Franchetti Centro Studi Villa Montesca, trasmesso in diretta streaming sul nostro canale YouTube. L'incontro di oggi si inserisce nel quadro del percorso di ricerca azione promosso da Villa Montesca ad ITU, un progetto finanziato dalla Commissione Europea e dal programma Erasmus+. Il progetto, che è guidato da Villa Montesca, ha come obiettivo lo sviluppo di un modello didattico-pedagogico di apprendimento e insegnamento partecipativo che possa supportare gli studenti delle scuole secondarie nello sviluppo di riflessioni critiche e autonome circa il pluralismo religioso in Europa. Le 8 organizzazioni che partecipano al progetto e che provengono da 7 paesi europei hanno sviluppato questo modello che incoraggia una visione di cittadinanza europea multiculturale, proponendo al contempo una chiave di lettura dialogica per il virtuale. In questo primo incontro formativo, rivolto principalmente a docenti di materie filosofiche, umanistiche e religiose, si cercherà di declinare questo modello di dialogo interculturale e interreligioso, pensando alla religione come un luogo formativo per l'uomo. Questo luogo, da intendersi come uno spazio di riflessione, di crescita personale e collettiva, diviene appunto lo spazio in cui provare ad articolare degli strumenti utili alla comprensione reciproca e alla mutua accoglienza delle diversità religiose, dentro e fuori le classi, sviluppando un'attitudine aconfessionale, empatica e orientata al pensiero critico sul tema dell'educazione spirituale. Ne parliamo con i nostri relatori, che ho il piacere di introdurre, partendo dal professor Angelo Capecci, Presidente della Fondazione Villa Montesca, nonché già professore ordinario di Storia della Filosofia e Filosofia Teoretica presso l'Università degli Studi di Perugia, che introdurrà la nostra sessione di oggi. Il professor Capecci è uno dei più illustri esperti di storia della filosofia nel panorama italiano. L'attività scientifica del professore si articola in diverse linee di ricerca, tra cui ricordiamo l'analisi della scienza e filosofia in momenti teorici e storici particolarmente significativi, nonché il tema della storia della filosofia come problema filosofico. E su queste linee di ricerca citiamo le pubblicazioni La scienza tra fede e anarchia e Il pregiudizio storico. Parallelamente, il professor Capecci si è dedicato a studi che coniugano le risultanze di indagini di natura epistemologica ad aspetti o dimensioni propriamente pedagogici. E l'interesse del professor Capecci per la problematica educativa e formativa si collega alla necessità scientifica di confrontare le potenzialità del discorso filosofico in una prospettiva interdisciplinare. Benvenuto quindi al professor Capecci e grazie per la sua partecipazione. Grazie, grazie. Troppo bene, troppe parole belle. Introduco anche il nostro secondo relatore, il professor Massimiliano Marianelli, che è professore ordinario di storia della filosofia presso l'Università degli Studi di Perugia. L'attività scientifica del professor Marianelli si è mossa sulla spinta di un forte interesse per la storia delle idee, con maggiore attenzione per l'età contemporanea e specialmente per la storia della filosofia francese del Novecento. In particolare, il professor Marianelli ha affrontato il tema dei miti, e più in generale del sacro, quello della sua manifestazione e del linguaggio specifico dimensione, con un particolare riferimento al pensiero di Simone Weil. Inoltre, il professor Marianelli ha concentrato la sua attenzione sul problema del nesso tra filosofia e storia della filosofia, considerato riferendosi alla filosofia antica e al problema delle origini della filosofia stessa e nel suo rapporto con il mito. Benvenuto quindi anche al professor Marianelli, che ringrazio per la partecipazione. Grazie, grazie a voi per l'invito. Prima di lasciare la parola al professor Capecci, io presento e ringrazio anche Federico Brozzetti, che cura la regia della nostra diretta, e vi ricordo che è possibile raccogliere le domande per i nostri esperti inviando il WhatsApp della Fondazione Villa Montesca che trovate in sovrimpressione. Al termine degli interventi, i relatori saranno disponibili a rispondere alle vostre domande. Lascio quindi la parola al professor Angelo Capecci. Bene, il problema merita tanta attenzione, evidentemente. Io, pensando a come poter fare il mio compito, svolgere il mio compito di stasera, che è quello di presentare il professor Marianelli e la tematica, che è alla base del nostro progetto, oltre che della nostra serata,
stavo pensando proprio al contesto in cui ci poniamo questa domanda sulla religione barra religione. Che ci stanno a fare? Creano tanti conflitti. È una domanda che ci siamo posti e si è posto anche nel dibattito pubblico e non solo in qualche modo su Facebook o sui dibattiti o sui scambi di opinioni in libera uscita. E io pensavo qualche anno fa, pochi anni fa, se avessimo posto questo problema, avremmo pensato a questa questione della religione. Da una parte come problema di una forma di potere che si perpetua e che nel bene e nel male è segnata da strutture, da forme in qualche modo di organizzazione che gestisce in qualche modo fette di economia, di potere. Comunque un potere, uno strumento di potere che veniva identificato in una struttura anche ecclesiastica. Questo era l'idea in qualche modo che ad esempio ancora qualche anno fa in Italia poneva il problema della laicità dello Stato, come se fosse una questione così importante e decisiva. Poi, dall'altra parte, invece, il problema della religione poteva far nascere l'idea di una, come devo dire, di un'eredità che è però una sopravvenienza, soprattutto, un'eredità che per qualche verso è rispettata, è rispettabile per tutto quello che ha prodotto sul piano del diritto, sul piano dell'arte, soprattutto, durante i piani. Ma che in qualche modo è oggi da ripensare di fronte ad una realtà completamente nuova, ad un mondo nuovo, ad un orizzonte che non cerca orizzonti, ma affronta il presente in qualche modo così come viene e cerca di utilizzarlo. È meglio per gli individui e anche per le società. Questo mi pare che, d'altra parte, direi complesso, addirittura forse c'era anche una vecchia esistenza dell'idea del sistema della sopravvivenza di forme di superstizione, eccetera. Naturalmente rimaneva vivo anche un'altra idea della religione, che era quella che era oggetto della riflessione pensante, che era in qualche modo di capire qual è la ragione, qual è il senso, quali sono le domande che la religione, quali sono quelle proposte rispetto al senso di quelle domande che sembrano davvero eterne e rinunciabili, con i quali in qualche modo ci sbattiamo sempre il naso da quando lasciamo a ragionare un po' di questo è stato, credo che se avessimo parlato di queste cose 10 anni fa avremmo fatto i conti con questa dimensione. Oggi invece c'è un'altra dimensione. Verifichiamo che c'è una resilienza della religione, delle religioni, che esprime un bisogno. Esprime anche una forza che genera anche conflitti, che ci costringe in qualche modo a riflettere su un destino dell'umanità deve fare i conti anche con questa cosa, con quelle cose che sono le religioni, che è la religione in maniera seria. Questo mi pare che sia il punto allora che noi ci poniamo. Allora, a modo proprio semplicemente di introduzione, è forse utile interrogarci anche, vedere un attimo di affrontare questo problema da un punto di vista filosofico. In fondo, cos'è questa religione? È un fatto. È un fatto. Ma qual è il significato, il valore di questi fatti? Fatti di religioni che sembrano in qualche modo attive, vive,
che generano sistemi di vita, producono guerre. È anche una religione che vede in qualche modo diminuire presenze, chiede che si spopolano, ma che rimane lì, che in qualche modo che oggetto di attenzione intellettuale, forse con uno sguardo nuovo. Cos'è questa religione? Allora la filosofia ci può aiutare a fare qualcosa, a dire qualcosa. Si può dire, ad esempio, che la religione è stata la generatrice, la matrice delle costituzioni, perché esprime il senso di un popolo, di prospettiva di fondo. Ma si può anche dire che cercare di capire questo fatto della religione non è sufficiente fare un'indagine etnologica, antropologica, o culturale, perché è una realtà complessa. E questa complessità è data dal fatto che c'è, no, nella religione un racconto, una narrazione, se volete un mito, ma c'è anche un'altra dimensione, che è quella del rito. Il rito che è un'esperienza di rapporto con qualcosa che va al di là del finito, che è sempre un'espressione di trascendenza, è un culto, che è un modo di vivere un rapporto con un senso. Allora, che cos'è la religione? Alla fine la scienza della religione è intanto un fatto, un significato, una cosa, ma un senso. Cioè uno sguardo, che uno sguardo su che? Sulla storia, sull'esistenza, sulla propria esistenza. Uno sguardo che non esaurisce la realtà che noi vediamo, ma gli dà in qualche modo una sfumatura, un taglio. E questo taglio è quello di una interpretazione, di una visione che è sempre accompagnata di un'evidenza di ulteriorità, di alterità, che è un incontro con una intimità personale, con una forma di relazione e con un desiderio. Che è un bisogno, oltre che, come potremmo dire, un'attesa. Questo mi pare che sia, in qualche modo, l'essenza, il motivo di questa della religione, religiosità, che non è racconto, ripeto, rito, cultura, che non è una cosa senza l'altra, non è soltanto un racconto, non è soltanto un libro. Ma è un libro, o qualcosa che è, ma è un racconto in cui, che ha un senso nella misura in cui è insieme, in cui gli dà il senso, un sentire, è in qualche modo un attendere, che è quello espresso dal partito, dalle forme, eccetera. Questo mi pare che sia. Allora, non è questa credenza, sono credenze che sono religiose nella misura in cui hanno questa dimensione sempre di ulteriorità, di attesa di bisogno, sulla quale è possibile forse anche, che è possibile per strumentalizzare, ed è facile vedere come è possibile strumentalizzarle, ma che certo non può sequestrare e esaurirli, perché sempre si riproporranno come alternative anche alle forme di strumentalizzazione, e come contestazione della forma di strumentalizzazione di prima. Questo è il punto. E allora che c'entra? Scusate che davvero sto perdendo un po' troppo tempo. E dicevo, che c'entra la formazione, la scuola, la formazione? Beh, direi che proprio chi si occupa di finire, chi si assume responsabilmente il problema della formazione, non può non fare i conti con questa realtà, con questa dimensione, che non è soltanto, come vuol dire, un dato storico che viene a conoscere, che tocca fare i conti. Perché in fondo cos'è la formazione? Vado velocemente. Oggi va di moda dire che la formazione è soprattutto, come dire, offerta, anzi, maturazione di competenze.
cioè di capacità, che sono fondamentalmente gli strumenti necessari per agire, per interagire con il mondo, per essere presenti, eccetera, eccetera. Ma c'è anche una competenza, che è la competenza delle competenze, cioè anche a un certo punto quella forma, quei tipi di, quelle forma, una forma di conoscenze, di sapere, che quegli atteggiamenti culturali, intellettuali, che sono in grado che anzi si pongono come questione fondamentale proprio il senso delle competenze, il senso delle cose e delle conoscenze di cui abbiamo bisogno oggi. E ne abbiamo bisogno non perché oggi, ma perché appartengono all'uomo. Questa competenza della competenza è proprio come potremmo dire, è ciò che in qualche modo è proprio dell'uomo, che un computer sa forse rispondere alle domande meglio di noi. Il problema è anche, però davvero, è quello di... Se il fine di queste competenze, il senso di queste competenze, a che cosa rispondono queste competenze? E credo che la nostra tradizione culturale, ci dice che fondamentalmente è la formazione, è formazione di una realtà che è l'uomo. La formazione è la realizzazione dell'umano. È quell'umano che in qualche modo non può, e allora la religione appare davvero come strumento essenziale, fondamentale perché qual era la formazione della personalità, cioè di una capacità dell'uomo di realizzarsi come soggetto libero, come soggetto consapevole, come soggetto capace anche di andare sempre oltre al dato di fatto, oltre al presente, oltre alle cose che fanno. E allora qui le religioni si interrogano, e si interrogano anche nella loro pluralità, nel loro pluralismo. Sono particolarmente felice che a questo punto ci può veramente dare una mano Massimiliano, professor Massimiliano Marianelli, perché in qualche modo conosco la sua attenzione, la sua competenza, la sua sensibilità per questi problemi, ma anche perché ci offrirà forse un tipo d'approccio che può essere particolarmente interessante come quello di una scrittrice, di una filosofa, di un intellettuale impegnata come era Simone Weil, di cui Marianelli forse oggi il migliore studioso, e quindi aspetto davvero con attenzione. Grazie. Grazie mille, professor Capecci, per questa introduzione e per gli scenari che ci ha già aperto in riferimento ai temi dell'educazione spirituale e del rapporto tra il senso religioso e l'eredità culturale dei popoli e delle civiltà, quindi in ambito educativo, ma non solo. Avremo certamente modo di ritornare sul senso di quelle domande eterne, come le ha definite, sul tema della formazione dell'umano, insieme al professor Marianelli, al quale ho il piacere di dare la parola per il suo intervento. Grazie mille. Allora, grazie alla dottoressa Puletti per la presentazione, per le parole introduttive. Avviava questo discorso sul, mi pare, a partire dal modello che voi seguite, che è stato definito, che è quello della religione, mi pare come luogo formativo per l'uomo e spazio di dialogo. Le parole successive del professor Capecci, che in qualche modo ringrazio e con certo tremore parlo anche dopo di lui per il rapporto, per il percorso formativo che con lui ho potuto fare, peraltro parlando proprio di formazione, hanno messo al centro dei temi e dei termini che sono già da soli altrettanti temi e termini di convegni, di lezioni e di momenti di riflessione, a partire
dall'affermazione che è sostanziale, su cui torneremo in qualche modo, del fatto del mito come della religione, del legame tra la religione e il mito, e quindi del fatto che la religione sia racconto, ma anche non racconto, del fatto infine che la religione è probabilmente lo spazio di un'esperienza personale, che è infine fondamentalmente l'occasione per un percorso formativo. E quindi la prospettiva da voi seguita è probabilmente molto attuale, perché è di, cioè, la religione come luogo di formativo per l'uomo e l'uomo di realizzazione dell'uomo stesso verso, come diceva il professor Capecci, anche verso altro, meglio come capacità di accedere ad altro, no? E l'esperienza religiosa tutto questo lo mette insieme. Ho preparato qualche slide che possiamo vedere, molto del materiale poi lo lascerò a disposizione, come ci siamo detti, perché cercherò di fare questo intervento più brevemente possibile, anche per poter lasciare uno spazio a. E non mi soffermerò quindi sui tre termini chiave che già abbiamo in qualche modo considerato e che pensavo come termini introduttivi, appunto quello, il significato del termine religione, quello di formazione, di dialogo, per andare subito sull'autrice, cui ha introdotto il professor Capecci, che è Simone Weil, che probabilmente rappresenta uno, se non il modello più interessante e originale, almeno dal punto di vista fondativo, per quanto riguarda la ricezione della tradizione inglese e interreligiosa. Di più, già utilizzare questi termini, come vedremo nel linguaggio di Simone Weil, è un po' riduttivo, perché per lei il contatto con la religione è già un momento formativo, nella misura in cui è il luogo di un'esperienza del pensare, del sentire, del condividere l'essere umani con chi prima di noi l'ha fatto. È essere in un percorso di dialogo interculturale e interreligioso, non pensarlo esternamente. Così, proprio per questo ho scelto la prospettiva, ho scelto anche perché l'autrice che ho scelto a monte, una ventina d'anni che lavora e dialogano con il suo pensiero, proprio anche attorno a questi temi. E quindi riprenderei proprio questo modello di dialogo, modello weiliano come concezione della religione come spazio di dialogo. Vado alla presentazione così possiamo vedere. Penso che si veda. Dicevo, Simone Weil considera la religione come luogo di incontro tra culture, ma su quali basi? Appunto, la prospettiva weiliana è quella di un umanesimo universale. Sì? Ah, ok. Ok, aspetti. Ok, questa qua penso che vada bene. Dicevo, quella di Simone Weil è una prospettiva di umanesimo universalista che muove dall'affermazione. Ok, riprovo allora di nuovo, perdonatemi. Ok, va bene, adesso sì, credo. Va bene. La religione è luogo, dicevo prima, di un umanesimo universalista per la Weil. E meglio ancora, luogo dell'affermazione di una verità originaria, che per lei si manifesta in questi termini, nei quali in nuce sono presenti anche i problemi complessi, quali oggi soltanto apriremo, è l'idea che tutto muove dall'affermazione di una verità originaria, che è il silenzio di Dio, che si dà in infiniti toni e che nel linguaggio del mito. E qui ritorniamo su questo tema del rapporto tra mito e religione, trovano compiuta espressione. In tale prospettiva, dicevo, ha un ruolo centrale per Weil la dimensione religiosa e appunto lo spazio del mito come spazio di relazione, tanto da essere qualificabile per Weil, la dimensione del mito, come il luogo in cui si stabiliscono dei rapporti che creano fratellanza fra gli uomini.
La fratellanza, e quindi paradossalmente, diciamo, è paradossale il messaggio hegeliano, perché contro, a differenza di quello che la storia in qualche modo ha voluto raccontarci, non ci dice, ha voluto raccontarci, per cui la religione è occasione di conflitti, in realtà la religione si presenta per Weyl nella sua essenza come spazio di incontro fra i popoli, fra le culture e fra le religioni. Questa è l'affermazione, una delle più forti e intense, proposte da Weil attorno al tema della religione e del nesso tra religione e verità. Dice: ogni religione è l'unica, in francese celle vraie, che io traduco meglio con solamente vera, vale a dire che nel momento in cui la si pensa è necessario così tanta attenzione come se non vi fosse nient'altro. Allo stesso modo, ogni paesaggio, ogni poesia è l'unico bello. La sintesi delle religioni implica una qualità di attenzione inferiore. Non possiamo, cioè, confrontarci al fatto religioso come a qualcosa di cui si può fare una sintesi esterna. Occorre, come è stato detto in precedenza, fare un'esperienza della dimensione religiosa perché questa possa modificarci interiormente, quindi operare in noi un percorso formativo. Su questa frase torneremo, ma alcuni tratti, forse per conoscere un po' della vita di Weil, che dirò molto brevemente. Nasce nei primi del Novecento a Parigi, è figlia di origine ebraica, e questo peraltro no, non, è una questione anche molto complessa, come hanno mostrato anche alcuni ultimi lavori in merito alla sua ebraicità d'origine, ma in realtà molto distante dalla cultura ebraica per vari motivi, tra i quali proprio uno dei temi che cercheremo di vedere, che è quello della rivelazione, della forma della rivelazione. Riceve una formazione molto laica, ma sempre molto attenta alla dimensione del mito, che è come un luogo di incontro con il sacro. Meglio, con un passato che è espressione della dimensione del sacro, con un passato che ci restituisce luoghi di meditazione e di incontro con l'esperienza del sacro. E così l'esperienza della bellezza. Abbiamo già visto nel passaggio precedente, quando parla delle religioni, le lega anche alle opere d'arte, perché anch'esse sono luogo di un'esperienza in cui possiamo incontrare e rapportarci a qualcosa che va oltre noi. E così la bellezza, che dice un frutto guardato senza tendere la mano, qualcosa con cui mi confronto, che mi modifica e che sono costretto a rispettare. Lasciamo par a parte questa dimensione dell'impegno sociale e politico, che è un'altra dimensione molto importante della sua esperienza, quindi non era affatto una figura disincarnata, anzi al contrario cercava l'impegno sociale come un elemento significativo, ma arriviamo al punto che anche a noi ci interessa. A un certo punto, nella sua brevissima vita, vissuta 34 anni, morta giovanissima, ha scritto tantissimo, lei racconta di aver avuto tre contatti con l'esimo, che dice che sono stati, nella sua biografia intellettuale, dice, veramente fondamentali. Il primo, il contatto l'ho avuto in Portogallo, il secondo poi l'ho avuto in Portogallo e a Povo de Varzim, e il terzo infine ad Assisi. E l'incontro, anche interessante questa esperienza dell'incontro con altro, che dice che questo, e non è, non sono tanto interessanti le esperienze mistiche che poi potrete vedere, soprattutto quella a Santa Maria degli Angeli, ma il fatto che queste esperienze per lei sono occasioni di un contatto. Che non è questo l'importante. L'importante è l'esperienza religiosa, e non è tanto importante raccontare l'esperienza religiosa, ma è che questa possa avvenire. Ed è diverso dall'incontro con diciamo, con il fatto religioso come elemento di comprensione e di formazione. La verità è la sua destinazione all'uomo. Qual è il fondamento quindi della religione? Se è così importante la religione da essere un fatto, diciamo così, una dimensione culturale, ma al tempo stesso capace di modificarci. Il fondamento della religione è dato dal fatto che lo stesso universo sensibile, scrive Weil, precisamente in quanto appare ai nostri occhi rigorosamente sottomesso alla necessità, è un tessuto di simboli. E questa, lei dice, è la prova della casualità divina.
L'universo è il luogo in cui l'uomo può partecipare, quindi riconoscere una verità che è da sempre data. È in qualche modo uno spazio relazionale originario, in cui una verità, che è per così dire un dato relazionale originario, in ogni caso consente a noi un confronto fra quello che siamo e siamo stati. E in questo senso il fondamento di questo è Dio, dice, di cui l'universo è espressione. E le forme in cui è detto, nella sua più intima verità, questo mondo sono simboli, immagini, che esprimono questa correlazione nel tra. Una correlazione tra l'assolutezza della verità, Dio il bene e la sua destinazione all'uomo. Ne segue quindi la centralità della dimensione del mito e miti e religioni che Weil considera due dimensioni implicantesi. Anzi, in qualche modo, come abbiamo cercato di mostrare in precedenza, in realtà riconduce alla dimensione del mito sia i testi sacri, sia espressioni delle opere d'arte, le dimensioni del bello, e tutto questo, diciamo, permette, consente la possibilità di fare un'esperienza religiosa, in qualche modo, diremmo, nella prospettiva che noi abbiamo indicato. In che senso e qual è la natura del mito? È interessante, molto forte questo passo che ho in parte anticipato, delle lezioni di filosofia, nelle quali lei scrive, insegnante di liceo, Simone Weil, peraltro, non è mai voluta entrare, diciamo, nell'accademia, se ne è sempre tenuta abbastanza distante, e afferma, nelle sue lezioni al liceo, abbiamo con il pensiero altrui lo stesso rapporto con il nostro. È impossibile ricevere un pensiero senza farlo nostro. Attraverso il linguaggio, scusate, mancava il passaggio iniziale, abbiamo con il pensiero altrui lo stesso rapporto che con il nostro. È impossibile ricevere un pensiero senza farlo nostro. Si crea così uno scambio tra i pensieri. Questo scambio costituisce la cultura, che perciò viene chiamata umanistica. Il linguaggio crea la fratellanza tra gli uomini, e questo è vero soprattutto, ma anche per i detti popolari, i miti, la Bibbia, la mitologia greca, fiabe, magia. I poemi, le opere d'arte, tutto questo stabilisce tra gli uomini una comunanza non soltanto di pensieri, ma anche di sentimenti. Tutti riconoscono in terra la gelosia, l'amore. Se quando due uomini litigano, l'uno riconosce che la collera dell'altro è simile alla sua, la disputa cesserebbe. È una prospettiva molto interessante anche per gli svolti connessi al tema dell'umanesimo, di cui il professor Capecci appunto si è anche molto occupato, perché l'umanesimo che propone Weil, peraltro non del tutto originale, ma non del tutto nel senso che viene dal maestro e quindi da una tradizione anche un po' diversa dalla sua, più razionalista, quella di Alessandro, che ritiene che l'umanesimo sia riconducibile a una dimensione di gioie e dolori che sono di tutti. Lei riprende questa idea perché l'umanismo essenziale non è tanto la cultura come un fatto del pensiero, ma la cultura come un spazio e luogo di una relazione con un passato che ci precede e rispetto al quale possiamo, e nel quale possiamo riconoscere gioie e dolori che sono dell'uomo di ogni tempo e che possiamo trasmettere e riproporre agli altri. Non a caso, lei dice, i miti sono qualcosa di estremamente vero e profondo, non per topi di biblioteca. E per miti intende tutte queste cose che abbiamo detto, anche la Bibbia, quindi tutti i racconti religiosi. E dice l'intellettuale ha il compito di trasmetterli a chi viene dopo per continuare l'umano. Questa è la lezione alleniana, che però lei significa anche continuare l'umano ricordando che quel testo lì nasce non dall'invenzione di un uomo, non è prodotto dell'attività soltanto dell'uomo, ma è il luogo di una correlazione dell'uomo di oggi con il suo passato, direbbe immediatamente Alain, e lei direbbe con l'origine di tutto, che è il Dio. Quindi questi testi sono luogo di una esperienza, in questo senso, che sono luogo di un'esperienza, di uno spazio relazionale originario, diremmo, mi piace usare questa espressione. Il mito, dunque, come spazio di relazione e correlazione e di possibilità di un'esperienza. Spazio di relazione e correlazione tra la verità e la sua destinazione all'uomo, ma anche il mito come fondamento dell'umanesimo weiliano, per quanto abbiamo detto. Un umanesimo che non nasce dall'attenzione storica e filologica per i testi, bensì un umanesimo che cerca negli stessi testi e nel contatto con essi tesori di spiritualità. Vi cerca quel flusso di spiritualità che
Si tratta in questo senso di un umanesimo universalista che vuole trovare ciò che accomuna diverse cose, cioè ciò che fa dei miti e delle produzioni spirituali umane. E in questo senso c'è un altro mito, studioso di miti, rumeno Mircea Eliade, che ha seguito un po' questa prospettiva, limitandosi però alla comparazione non come un luogo in cui fare quell'esperienza di cui diceva il professor Capecci, nel quale ci confrontiamo con qualcosa che va oltre noi e che ci consente di cretificarci, per usare un'espressione di Eschilo, questo confronto con altro da noi, che infine ogni alterità provoca un'esperienza di dolore, no? Perché ci invita a conoscerci oltre noi stessi, è però in quel percorso che posso modificare e quindi conoscere. Le parole di Eschilo è topate imatos, attraverso il dolore che è modificazione, la possibilità di conoscere. In questo senso il mito ha dunque un chiaro valore di collante sociale per la vera, in quanto un collante che nasce da una comunione spirituale in testi sacri, da un passo sopracitato, beh, il considera miti sia la Bibbia, lo sottolineo di nuovo, che la mitologia greca, che i racconti, ma anche le opere dell'arte, che sono di tutta l'umanità e nei quali si crea appunto una fratellanza che non è soltanto un fatto culturale, bensì propriamente, primariamente di sentimenti. Che legame tra mito e religione? Quindi torniamo ancora su questo aspetto problematico, su cui potremmo tornare a lungo e magari dopo mi dite lo stop, peraltro nel tempo, ma questi sono i due o tre passaggi che per me erano più importanti. Veil aliva di Alain, come dicevo prima, intellettuale erede di una tradizione cartesiana, razionalista, agnostico, e che qualifica il mito come il prodotto dell'attività dell'intelletto umano, del lavoro dell'uomo. Sono invenzioni, non propriamente invenzioni, attenzione, cioè non è che Alain dice che è una roba che inventiamo, ma dice il mito è una cosa seria per lui, molto seria, ma rappresenta il prodotto dell'attività dell'intelletto, anzi la più seria di tutte in una tradizione cartesiana, persino, che lui riprende nella sua prospettiva un po' diversa da Cartesio, e lui dice sono un continuatore di Cartesio e lo ripensa in questi sensi. Per l'allieva invece, per la Veil, nel mito c'è qualcosa di più. Esso è via implicita al divino, e in esso, che è presente in esso. E se per Alain, nei miti, possiamo entrare in qualche modo in contatto diretto con l'uomo e con l'umanità in generale, per Veil il mito è inoltre e fondamentalmente lo spazio di una correlazione tra la sua verità e la sua destinazione all'uomo. E anche qui potremmo dire, poi lo ridirò diversamente. E la differenza è sostanziale, ma come vedrete, sottile e sostanziale al tempo stesso. Le due cose possono andare insieme nella misura in cui questa destinazione all'uomo è l'altro dell'uomo. Questo altro che cos'è? Ciò che lo trascende, certamente. E che cos'è che lo trascende? Il passato, il presente o il futuro? O forse tutte e tre le dimensioni? O un Dio presente o assente, per certi versi. Per la Veil è Dio, evidentemente. Impostazione e nel suo pensiero, soprattutto ultimo, anche per le esperienze di cui vi ho detto, e che però, badate bene, lei sottolinea più volte, non, lo sottolinea più volte, chiede alle persone cui le ha raccontate che non venissero pubblicate perché non erano quelle importanti. Era importante l'esperienza che ognuno fa e ognuno la fa in modo diverso per lei. E allora, torniamo ad Alain. Con questa affermazione per cui riflettere sul pensiero comune, cioè sui racconti popolari, sui fiabe e miti, posto che siano ispirati, è una riflessione ancora più sicura, lui dice, posto che siano ispirati, ma riferendo per stesse ai racconti mistici e non ai loro commentari, è come se la forma umana mi parlasse attraverso i suoi gesti meno studiati. E questa non mi inganna. Io credo l'uomo, dice Alain, è tutta la fede che mi permetto. Ma lo scruto perché è astuto, nelle arti io lo tengo, pensare e cantare con l'uomo. E per Alain la fede è credere nell'umanità e nella generosità, termine chiave su cui un po' ho lavorato anche in collaborando con il professor Capecci in questo senso, generosità che per Esio e per Alain è la fede stessa nell'uomo in quella prospettiva. La Veil la pensa un po' diversamente in questo senso. Segue Alain considerando il mito come spazio rivelativo dell'umano, di ciò che propriamente possiamo qualificare come umanesimo e quindi come luogo di formazione per l'uomo. Per certi versi,
Il tema appunto del vostro corso pervade il fondamento di ogni umanesimo possibile e distingue però nei miti e nelle tradizioni popolari, oltre una dimensione sociale, anche un ordine soprannaturale. Simone Weil cerca cioè ciò cui i miti fanno riferimento, la verità che nascondono nella forma del racconto mito. È in gioco una questione non da poco, potremmo dire. Il mito è una fiction, dicevamo prima, un'invenzione, o qualcosa di prodotto dall'uomo, oppure il mito è espressione di una rivelazione e quindi, in un modo di dire, uno degli infiniti modi di dire una verità altra. La differenza è essenziale, come ricordato, anche tra le due persone, posizioni che abbiamo visto, perché se per Alain i miti sono una creazione dello spirito umano, per Simone Weil il mito è lo spazio di una correlazione tra l'assolutezza della verità e la sua destinazione all'uomo, e quindi il riflesso di una realtà soprannaturale al di fuori dell'uomo in una forma sensibile, in una traccia, in un linguaggio che è il racconto con il quale tutti ci confrontiamo, e in quanto racconto comune è spazio di questo, è mito, è il luogo in quale noi ci riconosciamo, ma anche occasione per l'esperienza personale di ognuno di noi, diversa per ognuno di noi. La verità divine, così scritte nell'universo, noi dobbiamo solo riconoscerle in questo senso. E come dicevo, e qui lo risottolineo, me l'ho messo in grassetto per questo, la differenza è forte, ma insieme non impedisce di pensare alla posizione aleniana come compossibile nella prospettiva del dialogo. Semplicemente, per il primo, il fatto religioso non è che un prodotto culturale, mito inteso alla maniera di Alain, come legame con l'umano. Lui dice, il compito, lui dice, della storia della filosofia, ma del pensiero tout court, è continuare l'umano. Nella prospettiva di Simone Weil, il fatto religioso è legato al tema della rivelazione, più semplicemente di un contatto con il divino. Qui credo che ho esaurito anche il mio tempo, non so come sono, vado soltanto alla conclusione. Poi lasciandovi tutto il resto, si pone forte il problema della rivelazione. Che cos'è una rivelazione per Weil? E lei fa questo discorso molto, anche con delle risposte. In questo, a differenza di Alain, che segue piuttosto Cartesio, Weil segue piuttosto Platone. E come Platone, in qualche modo, non indugia a proporre anche nuovi miti o a riconoscere o comunque indicare delle vie, delle risposte che sono, per quanto diciamo, rischiose, non ha paura di rischiare delle risposte. E in che modo che c'è una verità all'origine, questa verità è il Dio originario, che è il silenzio divino che parla in diversi modi, in diverse lingue, che sono infine le diverse rivelazioni. Sulla natura della rivelazione, ancora il tema è molto complesso per la Weil, e infine dice che la rivelazione monoteistica, il Dio che ha parlato a Mosè, è un Dio che parla in un linguaggio trinitario, nella misura in cui invita l'uomo ad essere lui stesso. Lei dice, ricordo così a memoria il passaggio più importante, il contatto, il rovetto ardente tra Mosè e Dio, è quando Dio gli dice va e torna a dire agli altri, io sono mi ha mandato, cioè va e torna a dire chi sei profondamente e come questo rapporto tra me e te mi ha trasformato ritornando ad essere te stesso. E concludo. Quindi la rivelazione, come indica appunto in alcuni passi, quelli che ho citato, potrebbe manifestarsi a diversi livelli, lei dice, dipende dal livello della rivelazione, rilevava la Weil, come ad indicare appunto diversi di gradi della stessa. Essa viene generalmente qualificata da Weil quale patto tra Dio e gli uomini, come chiaramente rileva appunto in uno dei suoi saggi, anche il più azzardato dal punto di vista storico-religioso. E che cos'è un patto? Un patto di Dio con l'uomo non può essere che una rivelazione. E questa rivelazione è il rapporto con il concetto di sacrificio. Respirando il profumo del sacrificio di Noè, Dio decise di allontanare per sempre il pensiero di distruggere l'umanità. Quel sacrificio fu redentore. Vi quasi scorgere un presagio del sacrificio di Cristo. I cristiani chiamano sacrificio la messa, che ogni giorno ripete la passione di Cristo. Anche nella Bhagavad Gita, che è anteriore all'era cristiana, il Dio incarnato dice: il sacrificio sono io stesso, presente in questo corpo. Il legame fra l'idea di sacrificio e quella di incarnazione è dunque probabilmente molto antico. E per lei è anche un altro, infine, uno dei temi
centrali del suo pensiero e che lega la dimensione del religiosa alla formazione. Ricordo ancora le parole di Eschilo, tuo padre, che per lei sono centrali, perché ogni esperienza di conoscenza e ogni occasione di incontro con il mito, quindi con quello spazio di relazione originario, per certi versi è fondamentale per l'uomo, è comunque occasione per riscoprire la propria limitatezza e quindi per fare l'esperienza del limite della ferita che l'altro propone, che è occasione di una modificazione e di crescita dell'umano. Io mi fermerei qui. Professor Marianelli, la ringraziamo moltissimo per questo intervento che ci ha chiarito innanzitutto i confini terminologici sui quali ci muoviamo e ci ha tratteggiato un modello che è quello di Simone Weil, che si basa su una prospettiva effettivamente molto vicina a quella che si cerca nel progetto Life Sue, che si propone, quindi un modello di dialogo e di mediazione fra culture, fra religioni, dove il linguaggio del mito esprime compiutamente, come definito da lei, il silenzio di Dio, ma è al contempo il mito anche un collante sociale. Io chiederei al professor Capecci se vuole commentare l'intervento del professor Marianelli, prendendo anche spunto da una delle prime domande che ricordo potete ancora fare al nostro numero WhatsApp. Una delle prime domande che sono arrivate, che è la seguente, professor Capecci. Nella sua introduzione, ci dice questo docente, mi sembra che lei consideri la vita come una componente essenziale della relazione educativa. Tuttavia, approcciare questo tema non è sempre semplice, perché la religione spesso è intesa come un insieme di ritualità, un insieme di regole. E quindi com'è possibile fare un discorso religioso che possa invece unire e far riflettere nella diversità? Io, mi sentite? Sì, forte e Perché chiaro. io invece ho dei problemi, non vi vedo, non vi sento. So, Non ci vi sento, ma non vi sento. vedo, ma non cambia niente. Comunque ho capito più o meno la domanda, soprattutto nell'ultima parte. Cioè, la domanda era fondamentalmente com'è possibile la unità nella diversità? Era questa? Perché Sì, io ho perso. ci viene chiesto come è possibile approcciare il tema della spiritualità come una componente della relazione educativa, in quanto la religione spesso viene intesa solo come un insieme di ritualità e di regole, e quindi come si può fare un discorso religioso che invece possa superare questa visione pregiudiziale e far riflettere criticamente. Ma io penso, cioè questo è un problema di problemi, no? Almeno uno dei problemi fondamentali che abbiamo oggi. Dal punto di vista della prassi formativa, dell'esperienza di insegnamento anche che abbiamo, io credo che il primo problema sia quello di capire che cosa significa per ciascuno di coloro che in qualche modo li raccontano le cose che raccontano di religione. Cosa significano quei miti, quei riti? Ecco, aiutare ciascuno di noi o ciascuno dei ragazzi a capire il significato dei riti che loro seguono. È una forma di riconoscimento sociale? Probabilmente sì, meno per noi, molti per qualcuno. Ma perché c'è un riconoscimento sociale in quel rito? Cosa dice? Che cosa significa? Ecco, allora aiutiamo a scoprire la sovrabbondanza in qualche modo di quei riti. Allora, i riti vanno, e anche le regole, vanno riferiti. Si riferiscono a un racconto che probabilmente si presenta come rivelazione che è un comandamento, un ordine. Ma questo ordine, questa rivelazione, che cosa dice? Dice che la mia verità è io sono cristiano perché vado alla messa la domenica?
o perché in quella messa trovo qualcosa. Questo qualcosa che cos'è? È quello che io posso cercare, e lo si raccontava, in quelli posso raccontare in quel linguaggio che possiamo capire tutti. Questo era un centro, e lo capiamo, era uno dei punti. Cioè dei sentimenti, dei bisogni, di un modo di vedere, di vedere in qualche modo. Ecco, io credo che sia questo un punto fondamentale. È quello di educare al linguaggio religioso, che è questo, che è questa cosa che abbiamo visto anche un po' illustrata, accennata prima. È il linguaggio di un mito in cui si disvelano due cose. Uno, che noi siamo, come uomini, siamo persone finite, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia motivi di speranza, motivi di attesa, motivi di comprensione. E questo qualcuno non è quello che si esaurisce in un rito piuttosto che in un altro. Certo, mi pare che sia il punto. E forse qui fra ragioni monoteiste ci si può capire, se arriviamo a questo, se non strumentalizziamo. Questo è il punto. L'altro passaggio è questo. Questo invece è destruens, di denunciare, di far capire la strumentalizzazione, cioè l'uso a fini, in qualche modo, di potere particolare delle cose che costituiscono le zone, i racconti, i riti, i culti. Questo mi pare che sia importante. Questo cercare di evitarlo. E questo mi... D'altro canto, poi finisco davvero perché qui si potrebbe continuare tante cose. Tutto questo però nel rispetto e nell'attenzione, nello scoprire, non solo nel fare, penso, della religione così come la nostra religione, la religione di ciascuno, ma in qualche modo nello scoprire, nel rispettare. E nello scoprire i riti diversi, le narrazioni diverse, per vedere ciò che ci accomuna, che non è un minimo comune denominatore, ma è l'origine, il fondamento, il senso di quei riti, no? Ciò che ci sta sopra, che ci può accomunare. Un pochino come sono per cosa. Scoprirci, aiutarci a scoprire, vederci in faccia. Scoprire, avvertire le differenze, rispettando le differenze, davvero anche scoprire il senso di ciascuna differenza che poi io credo abbia questo fondamento comune, che è la natura umana, questa natura che è l'uomo che non è semplicemente appunto un nucleo di competenze operative. Ok, scusatemi, non vi vedo, quindi non riesco molto bene a capire. Grazie professor Cappelli, noi invece l'abbiamo vista e soprattutto ascoltata e grazie per averci chiarito in che modo sia possibile valorizzare le differenze, approcciare il tema religioso comprendendo il riconoscimento sociale, quindi dei miti e dei riti, educando al linguaggio religioso per superare il pregiudizio e smascherare la strumentalizzazione forse che propone una visione della religione come una somma rigida di regole da seguire e di ritualità da celebrare, quindi muovendosi verso quel luogo di cui abbiamo appunto uno spazio di incontro e di mediazione. Grazie mille. Io Grazie. vorrei ricordare ai partecipanti che è ancora possibile raccogliere qualche domanda per i nostri ospiti e relatori e ci sono arrivate delle domande per il professor Marianelli. La prima, professore, si riferisce alla percezione neutra, se non a volte negativa, ecco, che i nostri ragazzi hanno rispetto alla religione in un contesto socioculturale che sembra essere sempre più laicizzato. Quindi il docente si domanda in che modo si può sviluppare il tema dell'educazione spirituale anche in un contesto, diciamo, filosofico-umanistico per aprire ad un dibattito che sia davvero libero dai pregiudizi.
Beh, la domanda è così vasta e anche è così complessa la risposta. E da una parte potremmo rispondere immediatamente per una sensibilità anche tipicamente umanistica, e dall'altra appunto però le conseguenze, gli esiti, diciamo così, di un percorso che è iniziato qualche secolo fa con la modernità, che ha affermato in qualche modo un primato del produttivo, di ciò che è immediatamente utile, sono di difficile azione. Mi viene in mente, mentre mi faceva la domanda, il titolo di un libro recentemente tradotto in italiano anche, che è La scomparsa dei riti, così riprende anche uno dei temi citato prima dal professor Capecci, La scomparsa dei riti, una topologia del presente di Ben Ciulan, no? Il quale rileva esattamente questa questione, come la nostra società in qualche modo è bulimicamente consumistica, potremmo dire, lascia da parte tutto ciò che è un valore non immediatamente perseguibile, non immediatamente acquisito. E però la cosa interessante è che lui, in modo diverso Veil, di cui ho parlato prima, lui rileva che il problema è una sorta di narcisismo dell'io in qualche modo. E ancora più profondamente, direi la costante ricerca del nuovo, dell'inedito. Cioè, se un pensiero non è nuovo, sembra che non è di essere ascoltato. Probabilmente invece ci sono dei pensieri e quindi delle istanze antiche, e che non per questo sono superate, perché sono esperienze di quello che io dicevo gioie e dolori, no? Si diceva prima, anche proprio nella risposta precedente, il professor Capecci rinviava, mi pare, a dei valori fondamentali che non sono delle cose esterne, ma che sono qualcosa che è intimo all'umano stesso. L'idea, in altri termini, per tornare alla domanda, perché non c'è l'attenzione a fatti religiosi, posto che è perché probabilmente c'è un'attenzione piuttosto a qualcosa che immediatamente pensiamo di accogliere, ma che poi fragilmente scompare immediatamente. Probabilmente l'esperienza che abbiamo vissuto brutta negli ultimi 2 anni, quella del Covid, e anche le vicende che in questi giorni in modo diverso stiamo subendo, peraltro in una situazione non strana, ma in cui la guerra in questo caso non è almeno immediatamente legata a dimensioni come in passato immediatamente si faceva, però mostrano ancora di più la fragilità dell'uomo che se non ha valori fondanti probabilmente incorre in situazioni di disumanizzazione e in cui l'inspiegabile di fatto si afferma con più semplicità che non in precedenza, paradossalmente, e in una civiltà quale la nostra che sembrava avesse raggiunto un grado di consapevolezza del senso negativo della guerra che invece non ha. E questo probabilmente perché si è perso un legame profondo con un passato che è infine il legame profondo con la tradizione in cui l'umanità si è data, nelle culture avviare percorsi formativi che rimettano al centro ciò che più conta, come dicevamo. Far capire che nel mito di Antigone, per esempio, c'è forte, per citare un mito peraltro, non una religione, c'è forte il desiderio di preservare un passato che non può più difendersi da solo. I figli, i fratelli che voleva seppellire, evidentemente nessuna, era un gesto che l'utile non consigliava. E infatti l'ha fatto rischiando le conseguenze che poi ha subito. Grazie professore per questa risposta che in effetti traccia una linea di dialogo e di mutua accoglienza per provare a realizzare un dibattito critico, no? Che non sia viziato da pregiudizi sulle tematiche dell'educazione religiosa. Lei ci ha ricordato il perché la società lasci da parte ciò che non è immediatamente produttivo, percepito come immediatamente utile a causa di quello che ha chiamato il narcisismo dell'io e di questa costante ricerca dell'inedito.
Immagino che la velocità con cui si trasmettono le informazioni, le notizie, le comunicazioni nel mondo di oggi, cioè, giochi e possa giocare un ruolo importante in questo ragionamento. E su questo punto le girerei un'ulteriore domanda che ci arriva. Ci viene fatto notare come le religioni siano in effetti a volte comunicate dalla stampa, dai media, come delle forme oppressive. Ecco, secondo lei, com'è possibile costruire una narrazione alternativa a questo? E pensiamo principalmente al contesto, pedagogico, quindi alla classe e durante l'insegnamento della religione. Rispondo con timore perché è molto delicato rispondere, però rispondo come penso che si possa rispondere. Intanto se, certamente è vero che spesso, e soprattutto in passato direi, oggi io personalmente penso ci sia più indifferenza rispetto al fatto religioso dal punto di vista politico che non un'attenzione come in passato a considerare la religione, ripeto, come scusa anche per giustificare situazioni complesse. Nel passato questo certamente è stato molto forte anche, no? Vedere il nesso quindi infine tra religione e politica. Probabilmente è nella prospettiva che dicevo io, con Veil, ma anche nelle parole che diceva prima il professor Capecci, se ho ben interpretato, è tornare anche a ripensare la religione, le religioni, no? Come delle dimensioni culturali cui approcciarsi conoscendole profondamente, io direi come mito nel senso che dicevo prima. Ma non come qualcosa cui avvicinarsi in modo distaccato, ulteriore che diceva Simone Weil, cioè entrandoci senza pregiudizi, cercando di conoscerla in profondità, l'esperienza religiosa, che soprattutto nel dialogo tra i monoteismi non è immediatamente leggibile nei termini, nei termini di propensione alla guerra o alla violenza, e tantomeno nei termini di contrarietà alle istanze profonde dell'essere umano. E quindi direi di ritornare a leggere il fatto religioso e mitico come uno spazio culturale che può parlare all'oggi, istituire istanze fondamentali di umanesimo che dicono le gioie e i dolori che sono dell'uomo di ogni tempo. Pensiamo alla Bibbia, a certi racconti, penso al libro di Giobbe immediatamente, ma non soltanto, no? E sono dei racconti che senza la comprensione, peraltro, degli stessi, non c'è possibilità di conoscere quello che l'Occidente ha saputo costruire, di buono e forse anche di cattivo, ma c'è ancora di più nel mito, che c'è un percorso personale che nello stesso può essere fatto per riscoprire infine l'umano e chi siamo. Grazie professore. In effetti lei ci illustra come una diversa narrazione della spiritualità e delle religioni si può sviluppare alternativamente o perlomeno parallelamente a quella così tanto polarizzata che viene proposta, diciamo, nei media generalisti, attraverso quindi la conoscenza di quello che è chiamato il mito e a tutto vantaggio, quindi a quello che capisco, dello sviluppo di competenze di pensiero critico, perché questo è l'avvicinarsi a tematiche libere da pregiudizi, quindi utilizzando quelle abilità di pensiero critico autonomo da parte chiaramente dei ragazzi e anche tramite la promozione dei valori di tolleranza e di mutua comprensione nel gruppo di classe. Non so se il professor Capecci voleva aggiungere qualcosa sul tema oppure no, perché ho perso un momento il suo video, professore. Credo di no. Mi sentite? Mi sentite? Sì, professore, Io la volevo sentiamo. aggiungere forse qualcosa, stavo pensando a qualcosa, che è questo. Il problema che poi ci viene affrontato, che ci viene proposto, è, devo riattivare tutto, e questo cos'è davvero dell'incontro, della possibilità davvero di sviluppare, di utilizzare la risorsa
il racconto del mito assunto come tale, il salto dei tempi, che riconosce il fatto che comunque per dialogare, per riconoscersi, c'è bisogno di un racconto da cui uno partire. Per riconoscere l'universalità, rispettare le altre religioni, c'è bisogno che partiamo da un sentimento religioso che appartiene ad una religione, che è. Questo mi pare che sia fondamentale. L'altra cosa che, e quindi il dialogo, l'universalità, non si dà attraverso la destrutturazione della religione, a partire dalla propria vita, ma il contrario. Questa è la prima considerazione. La seconda è la difficoltà del dialogo nella esperienza quotidiana, dell'incontro col quotidiano, è la difficoltà del riconoscimento. E c'è un autore, Honegger, che dice che in fondo è difficile qualche modo il riconoscimento, perché il riconoscimento dell'identità di altri, della propria identità, è bloccato dalle umiliazioni, che sono un fatto storico reale. E una delle umiliazioni fondamentali è quella della solidarietà, cioè del riconoscimento che degli uguali diritti, in cui entra in gioco, a mio parere, un meccanismo religioso. Nella misura in cui sentiamo, le persone sentono, non si sentono condivide come soggetti che condividono, che possono avere, hanno diritto agli stessi diritti, entra la religione come strumento di divisione, come strumento, la religione come rito, come strumento di una identità in cui si forma il piccolo gruppo, afferma i propri diritti e riconosce i diritti dei componenti del piccolo gruppo proprio perché sono altri. E sono altri perché gli altri non glielo riconoscono. Questo è il dramma, questa è la problematica, cioè di una identità che blocca la dimensione religiosa nel rito, nel rito esteriore, come in qualche modo una sorta di carta d'identità sociale. Questo è il problema, rispetto alla quale appunto cos'è? È la sfida in qualche modo anche della formazione, di processi di formazione e educazione degli intellettuali. Qual è questa? Che è proprio questa del pensiero critico, che è, sì, insomma, capacità di ragionare, capacità di discutere, capacità di riconoscimento, capacità di riconoscere la bellezza dell'arte. Ecco. Questo che come espressione di un umano, e quindi ritrovare questa radice dell'uomo, dell'uomo nella umanità, che vuol dire in fondo quello che probabilmente noi possiamo, almeno noi possiamo capire anche a partire dalla nostra esperienza umanistica che ha già attraversato e che spero ancora sia in qualche modo una qualche forma di vita. Però questo credo che sia il punto. Questo del processo, questo delle dinamiche di riconoscimento, rispetto alla quale, appunto, allora leggere, in qualche modo, quei testi, come mi diceva la bella espressione che citava Fabiano, quei testi che sono espressioni del linguaggio universale, esprimono il linguaggio universale. Questo è il punto. Credo che chi fa i conti tutti i giorni, intanto sono grandi insegnanti di religione, ma con la formazione, con gli incontri con i ragazzi, con la formazione davvero delle loro personalità, che è la personalità dell'essere umano come tale,
fai i conti tutti i giorni, ma anche strumenti potenti. Grazie professore, è estremamente interessante la prospettiva che ci propone, quella dell'utilizzo del mito come una realtà e la prospettiva di un dialogo che punti al riconoscimento, no? Quindi partire da questo sentimento che lei ha chiamato religioso universale, che appartiene a tutti, nel progetto Life 2 che ci fa da sfondo operativo, abbiamo provato a fare proprio questo, è una sfida che abbiamo provato a raccogliere, quella di cercare di condensare pochi ma universali bisogni, i cosiddetti inner needs, che ci accomunano tutti. Questa difficoltà nel dialogo che lei sottolinea, che si riscontra nelle esperienze quotidiane, personali e allo stesso tempo anche molto lontane da noi, come diceva anche il professor Marianelli riferendosi alla situazione attuale, questa difficoltà di sentirsi uguali nei diritti, uguali nei doveri fondamentali, che può essere superata attraverso una condivisione che è conoscenza e riconoscimento appunto reciproco. È molto davvero importante. La religione che può diventare allo stesso tempo un filo di unione oppure un grimaldello di difesa se viene utilizzata in maniera preconcettuale per definire la propria identità e come un modo per affermare i propri diritti. La ringrazio molto di questa prospettiva che ci propone. Non so se il professor Marianelli vuole aggiungere qualcosa. Ci avviamo verso la chiusura dei lavori. No, no, ringrazio. Mi pare che questo tema, no, del riconoscimento dell'umano sia uno dei temi, infine, centrali, no? Recito proprio alla fine in quelle parole, appunto, della Weil: se ognuno riconoscesse, che la collera dell'altro è simile alla propria, la disputa cesserebbe. Questo penso che vale per tutti, ma questo non è immediatamente raggiungibile. Occorre un percorso personale per giungere a quel riconoscimento, così semplice e banale, ma non affatto tale. Grazie. Grazie a lei, professore, e prima di chiudere i lavori vorrei ricordare a tutti i docenti partecipanti che i materiali che sono stati utilizzati durante questo evento di oggi, nonché ulteriori approfondimenti, saranno disponibili sulla piattaforma di apprendimento online di Villa Montesca. Per potersi iscrivere alla piattaforma sarà sufficiente inviare una email all'indirizzo federico.prozzetti@modesta.eu, che trovate anche in locandina, indicando semplicemente il vostro nome e cognome, la scuola di appartenenza. Ricordo anche che il prossimo appuntamento di formazione per i docenti è previsto per lunedì 14 marzo, dalle ore 15 alle ore 17, presso la sede di Villa Montesca. Io ringrazio tutti coloro che si sono collegati per seguire il nostro incontro, ringrazio quanti di voi hanno posto domande utili allo sviluppo di questo dibattito davvero interessante sul pluralismo religioso. E ovviamente di nuovo i nostri ringraziamenti vanno al professor Angelo Capecci e al professor Massimiliano Marianelli per i loro preziosi davvero contributi su questo tema. Io vi saluto e vi ringrazio.